Con noi Andrea Genuso, coordinatore provinciale di Caltanissetta, Forza Italia Giovani. Forza Italia Giovani si sta espandendo molto in provincia, sono tante le iniziative che portate avanti. Sì, abbiamo iniziato da settembre, da quando sono stato nominato coordinatore provinciale, e stiamo provando ad espandere la rete perché sappiamo che purtroppo ormai i giovani ad oggi non hanno più voglia di impegnarsi sia nel pubblico che a livello politico. Quindi stiamo provando a far sì che tutti i giovani si ricredano e capiscono che purtroppo, per fortuna, la classe dirigente un domani saremo noi. Quindi è giusto formare i giovani, far capire di cosa si parla sia a livello nazionale che soprattutto a livello locale per i nostri interessi. La scorsa settimana hai preso parte alla convention a Napoli con tutti i dirigenti di Forza Italia, con Silvio Berlusconi presente. È stato un momento molto entusiasmante per te? Assolutamente sì, ogni convention, ogni kermesse che viene fatta dal partito è sempre un momento di crescita, un momento di confronto, e lì ci impegniamo perché, oltre a dare uno spirito di forza, ci aiuta a formarci in primis noi, che un domani, come avevo già anticipato, dovremmo essere la classe dirigente. Pertanto è obbligatorio formarsi al giorno d'oggi per poter portare avanti sia le iniziative che le nostre idee. Per quanto riguarda Caltanissetta, la tua città, ci sono tante cose che non vanno, tante segnalazioni fatte. In che modo voi giovani vi potete impegnare per cambiare lo stato delle cose? Parliamo dei pochi spazi verdi, delle ville abbandonate, delle strade distrutte, dei pochi spazi per i giovani. Purtroppo anche l'amministrazione attuale non si è impegnata molto a parlare ai giovani, tanto che si è iniziato a parlare solamente adesso, dopo 3 anni di amministrazione, di giovani. Non è mai stata fatta una delibera, non è mai stato fatto nulla che possa interessare noi giovani in primis. Noi ci stiamo impegnando per dare voce a chi voce non ha, e tantomeno stiamo cercando di trovare un confronto con l'amministrazione per poter risolvere tanti di questi problemi. Un problema in primis è il centro storico, i centri di aggregazione che vengono a mancare, e purtroppo è sempre proprio una strada in salita, e la meta è veramente lontana, perché non avendo supporto da parte dell'amministrazione, per quanto noi possiamo provare a fare qualcosa, se non siamo ascoltati noi non riusciremo assolutamente a fare nulla. Quindi ci battiamo per questo, ci battiamo per farci ascoltare, e proveremo in qualsiasi modo a far ritornare Caltanissetta quella che era negli anni 90 almeno. Quindi anche voi, come altre forze politiche, trovate un muro in questa amministrazione 5 Stelle? Assolutamente sì, purtroppo è un'amministrazione che non solo è un'amministrazione totalmente incapace, è un'amministrazione che non ha neanche il buon senso di ascoltare i cittadini, perché dal momento in cui un'amministrazione, per quanto possa essere incapace, almeno deve avere il buon senso di ascoltare chi sta dall'altra parte, perché comunque il problema dei giovani fondamentalmente è che non si sono mai posti il problema di sapere che cosa chiedono, cosa vogliono. Fanno semplicemente delle loro iniziative e non ascoltando i giovani, ovviamente, poi i pareri sono sempre discordanti. Alle prossime amministrative a Caltanissetta, Forza Italia Giovani sarà presente con Andrea Genuso? Questo è una cosa che dobbiamo vedere, anche perché noi come movimento e come partito dobbiamo sempre dare, siamo sempre generosi, quindi se capiamo che possiamo dare spazio a persone che meritano e che comunque possono fare il bene della città e della provincia, daremo spazio a loro. Io non so se sarò capace o se ne sono capace, o se comunque i miei dirigenti mi consentiranno ciò, però noi allo stesso tempo ci proviamo.